siamo praticamente nel versante occidentale del Canavese, ai piedi del Gran Paradiso. Cosa ci attendiamo dalla città metropolitana? Sicuramente una grossa attenzione verso il turismo, questa è rimasta l'unica vera attrattiva di questo territorio, che insiste nel Parco Nazionale Gran Paradiso e nella parte anche pre-parco Spazio Nazionale Gran Paradiso. È indispensabile che su questo territorio, oltre l'attenzione che ci sono state in questi anni per la messa in sicurezza delle aste fluviali, ci sia un'attenzione anche dal punto di vista dei trasporti. Non è pensabile che un territorio come quello, ancora abitato da oltre 8.000 persone, non abbiano i servizi fondamentali come i trasporti a raggiungere la città di Torino in tempi rapidi. Un mantenimento dei presidi sanitari, in particolar modo la nostra Unione Montana si sta attrezzando con dei presidi sanitari comunali, vedi quello, in primis quello di Alpette a Ruota, quello di Locana e Sparone, quindi noi stiamo cercando di dare alla nostra popolazione la garanzia della permanenza sul territorio di qualità, di venire assistiti in loco per quello che è possibile, però abbiamo bisogno veramente che la città metropolitana sia attenta verso alle nostre esigenze. Il nostro territorio ecologicamente, diciamo così, compatibile soprattutto dal punto di vista ambientale, non a caso insiste, come dicevo prima, il Parco Nazionale Gran Paradiso, ha bisogno di questa attenzione. La possibilità anche da parte della città metropolitana di valutare eventuali defiscalizzazioni riguardo a chi apre degli esercizi commerciali. Tutta la cinghia dei prodotti tipici è stata avviata già a suo tempo, quando facevo l'assessore nel 2007, con il marchio di qualità appunto del Parco Nazionale Gran Paradiso. Non possiamo pensare che non ci sia una massima attenzione verso queste politiche che fanno venire il turista qui da noi nella valle del Gran Paradiso. Un territorio che ha subito negli ultimi anni uno spopolamento, uno svuotamento dal punto di vista antropico e anche dal punto di vista delle professioni, soprattutto di quelle artigiane. È un territorio che ha vissuto per molti anni di turismo e in questo periodo si è trasformato. Noi, per poterlo rendere ancora attrattivo e poterlo rendere visitabile, abbiamo bisogno di servizi che sono quelli della rete viaria, di una rete più efficiente, sono quelli di una banda larga, di una connessione internet raggiungibile anche all'estero, non solo in Italia, in maniera tale da poterlo rendere appunto visitabile, sia qui che in Francia, dalla vicina Francia, dalla Germania e in Europa in generale. Abbiamo bisogno per questo di servizi nuovi, di ricreare delle strutture e di ripristinare quelle già esistenti e rafforzarle. Io rappresento l'Unione Montana Valli Orco e Soana, è un'unione che rappresenta 7 comuni, è un'unione che all'interno del suo territorio ha il Parco del Gran Paradiso, 3/4 del vallone del Gran Paradiso del versante piemontese grava sui nostri territori e quindi noi abbiamo, come dire, vogliamo avere grande sinergia e grande possibilità di dialogo con la città metropolitana. Città metropolitana noi in valle la viviamo come una grandissima opportunità di nuovo dialogo e di nuova territorialità disegnata. Noi crediamo che i nostri territori siano di grande opportunità, vogliamo ridisegnare il tutto, discutere con città metropolitana quale può essere un grande futuro strategico per la città e per le nostre valli. Quelle che sono le nostre aspettative rispetto ai rapporti con la città metropolitana è quello di rendere il nostro comune più vicino alla città metropolitana e di poterne fruire meglio tutti i servizi ad essa collegati. Mi riferisco soprattutto al problema dei trasporti, perché in effetti ultimamente per il taglio dei costi, soprattutto tutta una serie di linee importanti per il collegamento del nostro paese, che è comunque dell'Unione Montana della Val Sangone,
Abbiamo avuto tutta una serie di problemi che abbiamo già segnalato. Un altro aspetto è quello legato ai problemi tipici della montagna, quindi noi stiamo cercando di salvaguardare il territorio montano al meglio con le poche risorse che abbiamo a disposizione. Quindi vorremmo, ci aspettiamo dalla città metropolitana, un supporto almeno dal punto di vista della progettazione. Abbiamo già avuto dei contatti recentemente per usufruire di quello che il servizio di progettazione ha messo a disposizione, però ecco, queste diciamo in sintesi sono le nostre esigenze.